Allora ragazzi, sentite l'idea. Visto che voi sembrate interessati anche a sti eventi della Valentino Rossi Story, che fortunatamente io non ho iniziato, potrei fare una cosa del genere. Visto che sono delle cose molto corte, alcuni giorni, non definiti totalmente a caso ragazzi, lo dico da ora, potrei farvi un secondo video al giorno con uno di questi, a prescindere dal video del giorno. Potrebbe essere qualsiasi cosa, non per forza Valentino Rossi The Game. Nel primo pomeriggio un video di questi, cortino, ogni giorno, magari non tutti i giorni, nel senso, vi ho detto, a caso, e poi alle 7 far uscire il solito video di giornata, qualunque esso sia. Quindi non vi lamentate la lunghezza, perché è un video bonus in più, giusto per fare insieme, senza stare a prendere una giornata per questi eventi storici di Rossi. Lo metto tipo, che ne so, alle 14 o alle 15, quindi qualche ora prima di quello normale, e sarà appunto un video breve con uno ogni volta uno di questi eventi. Qua siamo al 18 agosto 96, undicesima tappa del mondiale 125, eccola lì che bella che è quella motina di Valentino, mamma mia. Dopo un sabato in pole, in gara deve resistere all'esperto Martinez, che non vuole cedere la posizione. A pochi giri dalla bandiera, a scacchi, i due danno vita a un continuo incrocio di traiettoria, all'ultima curva Valentino riesce a superarlo in staccata, e te pareva. Chiude la gara in prima posizione con 2 decimi di vantaggio, serie di vittorie. E vabbè, non me la ricordo perché nel 96 avevo 7 anni. Ma figo, l'avrò rivista sicuramente in qualche video. Allora, parte così proprio. Vabbè ragazzi, credo che vi taglierò il filmato fatto apposta per questo gioco di Valentino Rossi per questi eventi, però sono belli. È molto bello vedere Valentino Rossi che racconta quello che provava. Tra l'altro guardate questa tuta, cosa notate? Io vedo una banda azzurra e un arancione. Mi ricorda un pochino il nostro Nu Rossi, solo che questo è un sedicenne, ma è Valentino, è il fratello che rivive i suoi momenti storici, filmati che ho paura siano protetti da copyright, quindi per quello che li tolgo, non voglio che poi rischiamo di farci bloccare il video e non è una bella cosa, insomma, però voi che avete il gioco, meritano, dateci un occhio a quei filmati, perché è molto bello vedere Valentino che racconta cose di 20 anni fa, fa arrivare proprio l'emozione, ha anche detto che lui e Martinez non si amavano particolarmente, e infatti se le menavano dall'inizio del campionato, fino ad arrivare a questa gara che per Valentino è stata naturalmente la svolta epocale. L'inizio di un bel treno. Però lo dobbiamo superare, perché Valentino ce l'ha fatta perché è forte. Noi adesso qua siamo su modalità reale. Sì, fila Valentino. Come sono entrato? Come sono entrato? Attenzione alla scia però qua. Siamo anche in salita, peggio ancora. Proprio come raccontava Valentino nel filmato, in salita è ancora peggio soffrire delle scie degli altri con queste moto qua. Queste moto qua, moto 3, insomma, a livello di scie, di pesi, eccetera, cambia poco. Mi sa che ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fattissima! Grande Vale! Vale c'è! Oh! Ah, non è finita! Devo fare tutto il giro! Merda! No, io pensavo fosse l'evento, maledetto. Quindi solo è un giro e mezzo da fare. Vabbè, tranquillo, adesso il grosso è fatto. Dobbiamo fare un bel giro di Brno, godiamocelo. Sto Martinez mi sa che è un po' scarso, perché noi sulla nostra Moto3, Binder, Fenati e la compagnia dell'Anello ci pigliano. Forse, vabbè, qua simulano un po' anche il rosseggio. E comunque la 125 due tempi non è esattamente la Moto3, quindi è ingiusto effettivamente aspettarsi le stesse identiche cose. Però magari noi in Moto3 adesso nella stagione corrente con Nu Rossi riuscissimo ad andare via così, come sta facendo Valentino su Martinez. Che bello che è guidare Vale, che sembra un piccolo Nu Rossi indietro nel tempo. Bello. Dai, queste sono carine ragazzi, fatemi sapere se vi piace st'idea. In realtà io pensavo durassero un po' di meno, invece in realtà è comunque mezza gara, un giro e mezzo. E vabbè, tanto comunque vi ho detto non lo faccio tutti i giorni, però ogni tanto un video bonus, giusto per fare insieme sti eventi, va bene. Bam, 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 terza qui si scende, poi seconda qua in mezzo. E si va, la seconda delle due tempi chiaramente tira un po' di più, è un po' più brillante. I due tempi del 4, quindi qui la prima anche no. Questi cordoli sono nuovi del 2016, mi sa, perlomeno nel gioco, perché l'anno scorso c'erano dei cordoli
più percorribili. Lì è pericoloso, invece si mette il ginocchio sullo scalino, vai a finire molto male. Ecco qua, mi sa che abbiamo finito. La prendo larghina. Ba, 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 ba. Adesso è finita sul serio. Rossi c'è, ragazzi, descrizione eccetera eccetera. Ci vediamo al prossimo, anzi ci vediamo alle 19 con un video normale, e ci vediamo un altro giorno con altro di questi eventi. Bella.